Ad aprire la carrellata di ospiti di Domenica Live, puntata del 6 novembre, è stato Piff. Un'ospitata decisamente sul generis, quella del regista e conduttore delle Iene, che è entrato in studio con un approccio piuttosto esuberante e si è praticamente dichiarato alla conduttrice Barbara D'Urso, per giunta, di nuovo in abito pigiama dopo la provocazione della camicia da notte dell'ultima volta. Sei proprio buona, io ti voglio sposare. Ci fidanziamo? Io sono single. Vuoi un uomo con dei figli? Faccio un figlio e torno da te. Attualmente in sala con In guerra per amore, la sua opera seconda da regista dopo La mafia uccide solo d'estate, Piff è in studio proprio per parlare della pellicola, ma la breve intervista è uno sketch in piena regola in cui lui tenta ripetutamente di saltare addosso alla conduttrice. Nel film Mi arruolo per amore, cosa che farei per te, Barbara? Lei si sottrae e si fa per dire alle avance spudorate, mostra un estratto delle Iene risalente al 2006 in cui lo stesso Piff aveva già tentato di baciarla e gli chiede maliziosamente della sua ex fidanzata Giulia Innocenzi. Lo so che ti chiamava con un soprannome. Alla fine, il bacio c'è, più o meno, e lei aggiunge: se torni ospite da me, la prossima volta ce lo diamo pure con la lingua. Intanto, la domanda più frequente del pubblico in rete è cosa è toccato fare a Piff pur di promuovere il suo film? Chi se ne frega.